un nuovo video tutorial mostrò come realizzare questa elegantissima maglia che io ho deciso di chiamare maglia laguna. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato la treccia della lana gatto che si chiama Candy, eccola qui, dai colori spettacolari. Guardate qui quanto è brillante e che belle sfumature che ha. Vi posso assicurare che nonostante abbia il laminato addosso non punge assolutamente, quindi anche per chi ha la pelle sensibile vi assicuro che non punge. È veramente un filato molto morbido che assolutamente non punge per niente. Ogni treccia è da 100 grammi e misura 380 metri. Questo colore che ho utilizzato io l'ho chiamato appunto sul sito sfumato Laguna, perché mi ricorda appunto i colori della laguna ed è il motivo per cui ho chiamato così anche la maglia. E come sempre in descrizione vi lascio il link al mio sito Filati Elsa, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Per una taglia S ho utilizzato due trecce e le ho lavorate del tutto, quindi mi raccomando, se volete fare il collo un po' più accollato o la volete fare un po' più lunga tipo a vestitino, vi occorrono tre trecce. Per una taglia M 3 trecce, per una taglia L 3 trecce. Questo perché della taglia M della treccia ne utilizzerete metà e con quello che avanza io vi consiglio di fare una lunga striscia di sciarpina di massimo due motivi che ripetono sempre lo stesso motivo della maglia e farla lunga in modo tale da avere questa pashmina, chiamiamola così, da poter indossare la sera attorno al collo e quindi rendere ancora più fashion questa maglia. Gli altri due colori disponibili di questo filato ve li mostro subito. Entrambi io li adoro, eccoli qua. Abbiamo questo che ha delle sfumature che vanno dal grigio all'acqua marina a questa sorta di rosa antico che nella telecamera sembra più scuro, ma è un po' più delicato. E poi abbiamo quest'altro colore, uno dei miei preferiti, che è questo sfumato del beige con del viola e del verde, veramente fantastico. Ha anche un po' di sprazzi di arancione, quindi veramente bellissimo. Mentre quello che ho usato io, non so se si vede dalla telecamera, ma l'avete visto prima dal gomitolo, ha delle sfumature con del sempre rosa antico e queste sfumature alternate del colore dell'acqua. Detto ciò, parliamo della creazione. È semplicissima da realizzare, si parte da sotto e si vanno a ripetere sempre due giri, quindi semplicissima. Il motivo è molto simile a quella della maglia mille bolle blu, scusate, mille bolle che abbiamo fatto quest'inverno, ma il secondo giro è leggermente diverso, quindi l'effetto è un po' diverso rispetto a quell'altra maglia. E poi, avendo utilizzato un filato più piccolo, come potete vedere, è venuta anche meno forata. Una volta arrivati agli scalfi, si divide la parte dietro dalla parte avanti e i giri da lavorare diventano 4. Per la parte avanti ho ripetuto i giri 4 volte e poi sono andata a creare le spalline, mentre dietro l'ho fatta un po' più alta, quindi ho ripetuto il giro 8 volte, i giri 8 volte andando sempre dalla parte destra alla parte sinistra, e poi ho terminato per arrivare alle spalle facendo le spalline, quindi facendo un motivo in meno rispetto al davanti, appunto perché il motivo in più l'ho fatto per i giri di andata e ritorno che vanno da destra verso sinistra. Una volta fatto ciò, per poter rendere questa maglia ancora più larga, lo scollo, scusate, ancora più largo, ho fatto una lunga striscia di catenelle, circa 320, che ho fatto passare lungo i forellini di tutta lo scollo, quindi anche sulle spalline. Quindi l'ho fatta iniziare da questa parte, ho fatto le spalline, sono passata dietro e l'ho fatta tornare da quest'altra parte e ho fatto un fiocco tirando la lavorazione. Questo mi permette di avere le spalline abbassate, quindi avere questo scollo molto largo che lo trovo molto elegante per una maglia da indossare la sera, ma avendo fatto le spalline corte, quindi non larghe, cioè non lunghe da quando abbiamo fatto gli scalfi, come potete vedere non fa alcun difetto ai lati, anche se abbiamo stretto e quindi le spalline scendono, ed è per questo che mi piace molto questa tecnica che ho utilizzato. Quindi mi raccomando, quando siete una taglia più grande della mia, invece di andare a fare 320 catenelle, andate a farne di più perché avete comunque uno scollo molto più largo. Quindi io vi consiglio di arrivare per una taglia M almeno a 400 catenelle, per una taglia L almeno a 450 catenelle, in modo tale da avere il fiocco molto più lungo, quindi e non avere problemi a dover fare il fiocco piccolino. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial.
Per realizzare questa maglia io ho utilizzato il filato Candy della lana gatto, che è questa bellissima treccia. Ogni treccia è da 100 grammi e il colore che ho scelto io è il numero 9594, che ha queste sfumature che mi ricordano le sfumature della laguna, quindi veramente molto particolari. Allora, vi dirò già che io ho lavorato con un centro numero 4 per farvi vedere il motivo che è fatto da due giri. Ve lo farò vedere su un campione, questo perché la lavorazione con questo filato, diciamo che la brillantezza di quel filato, che è bellissimo da vedere, dà un po' fastidio da vedere, però quando lo si lavora, quindi preferisco, durante il video lo noterete, qui ho lavorato e vi ho fatto vedere come lavorare con questo filato, però naturalmente avendo già capito come si fa questo motivo è più facile seguirmi quando andiamo a fare i giri di andata e ritorno invece che giri di tondo. Ma per l'inizio voglio invece mostrarvi su un campione come andare a fare la lavorazione in modo tale che la possiate seguire bene senza sbagliare. Allora, come vi ho detto, io lavorerò con l'uncinetto numero 4 e per la mia maglia ho montato 160 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 8, quindi mi raccomando, per una taglia M andate a mettere almeno 3-4 motivi in più, quindi ho 24 o 32 catenelle in più. Per una taglia L andate a mettere 5-6 motivi in più. Questo naturalmente se andando sempre a misurarvi la circonferenza dei fianchi o del seno, e quello che avete più largo andate a mettere tante catenelle fino ad arrivare a quella circonferenza. E se la volete più morbida andate a mettere anche 8 catenelle in più, in modo tale da averla morbida e non aderente. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel quindi andiamo a realizzare il nostro primo giro. Io nel campione ho montato 38 catenelle e andiamo a lavorare in questa maniera. Andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro dentro la stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta. Ne devo fare un totale di 5 alternate una catenella, quindi catenella di separazione, rientro terza maglia alta, catenella di separazione, rientro quarta maglia alta, catenella di separazione, rientro quinta maglia alta, catenella di separazione, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Quindi entro nella quarta e vado a fare una maglia, la mia prima maglia alta, catenella di separazione, rientro seconda maglia alta, catenella di separazione, rientro terza maglia alta, catenella di separazione, rientro quarta maglia alta, catenella di separazione, rientro quinta maglia alta. Catenella di separazione, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Facciamolo ancora una volta insieme. Quindi entro nella quarta e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, terza maglia alta. Catenella di separazione, quarta maglia alta. Catenella di separazione, quinta maglia alta. Catenella di separazione, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Quindi devo andare a fare questo per tutto il mio primo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto la maglia bassa e la catenella di separazione, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 2 catenelle, 1, 2. Vado nell'archetto di una catenella successiva e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione. Vado nell'archetto successivo e realizzo un'altra maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2. Prendo il filo, vado nell'archetto successivo e vado a fare 2 maglie alte non chiuse. Una, prendo il filo, rientro 2. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Prendo il filo e ricomincio da capo, quindi vado nel primo archetto di una catenella che mi separa la prima dalla seconda maglia alta e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una e rientro 2,
Chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa, 2, una catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado nell'archetto successivo e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, 1 e rientro 2, chiudo le due maglie alte insieme. E si ricomincia da capo, quindi prendo il filo, vado nel primo archetto tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa, catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo e realizzo 2 maglie alte non chiuse, 1 e rientro 2, chiudo le due maglie alte insieme e ricomincio da capo. Devo andare a fare questo per tutto il giro. Allora, sto per terminare il mio secondo giro. Ho fatto le due maglie alte chiuse insieme. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme iniziali, vado a fare una maglia bassissima. Adesso bisogna ripetere il primo giro, ma ve lo faccio rivedere non solo perché abbiamo una base diversa, ma anche per farvi vedere come lo dovrete sempre iniziare. Con una maglia bassissima ci portiamo, entriamo con l'uncinetto tra le due maglie alte, tra i due gruppi di due maglie alte chiuse insieme e andiamo a fare una maglia bassissima. Questo ci serve per tornare indietro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo e rientro sempre tra i due gruppi di due maglie alte chiusi insieme e vado a fare la mia seconda maglia alta, catenella di separazione, rientro terza maglia alta, catenella di separazione, rientro quarta maglia alta, catenella di separazione, rientro quinta maglia alta. Catenella di separazione, la maglia bassa la vado a fare nell'archetto di separazione tra le due maglie basse. Catenella di separazione, ricomincio da capo, vado a fare le mie 5 maglie alte tra i due gruppi di due maglie alte chiusi insieme. Quindi una maglia alta, catenella di separazione, seconda maglia alta, catenella di separazione, terza maglia alta, catenella di separazione. Quarta maglia alta, catenella di separazione, quinta maglia alta, catenella di separazione. Andiamo tra le due maglie basse dove abbiamo l'archetto di una catenella e facciamo una maglia bassa. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi questo è il primo giro come andrà sempre fatto per arrivare a fare i nostri scalfi. Quindi primo è il primo giro e il secondo è quello che io vi ho fatto vedere. Quello non cambia perché la base è diversa. Quindi io naturalmente nel video poi vi farò vedere tutto, vi faccio vedere di nuovo qui come viene la lavorazione, vedete, viene sfasata. Ha queste piccole bollicine, se le vogliamo chiamare così, il punto è molto simile a quella che ho utilizzato per la maglia 1000 bolle, solo che qui, come vedete, sono molto più piccole le fori perché stiamo usando un filato più sottile, ma anche perché comunque il secondo giro è leggermente diverso rispetto a quello che abbiamo fatto per la maglia di quest'inverno. Allora, io ho terminato di lavorare il corpo della maglia, ho ripetuto i due giri per 22 volte e poi sono andata a mettere i marcatori. Per poter mettere i marcatori ho contato, anche se ho fatto entrambi i due giri, ho contato i gruppi di 5 maglie alte e ne ho messi 10 avanti e 10 dietro, mettendo il mio marcatore dove ho le due maglie alte e i due gruppi, due maglie alte chiuse insieme. Vedete, qui ho l'ultimo gruppo, ho messo il marcatore, qui ho il secondo gruppo e qui ho le due maglie alte chiuse insieme. Stessa cosa, qui inizio il giro, vedete dove ho quel giro, ho messo il marcatore. Mi raccomando, se avete dispari, quello dispari va sempre messo sul davanti perché vi ricordo che la parte avanti della maglia è quella che stringe di più. Adesso io lavorerò i primi 4 giri che si, perché adesso lavoreremo in giri di andata e ritorno e non più in giri in tutto tondo, e quindi i giri da 2 diventeranno 4 perché comunque dobbiamo mantenere sfalsata la nostra lavorazione. Vedete come sono venuti sfalsati i nostri lavori, cioè i nostri, scusa, i nostri fori, e quindi dobbiamo fare la stessa cosa. Allora, io adesso tolgo il marcatore in modo tale da farvi vedere bene come andare a lavorare e andiamo a fare in questa maniera.
Con una maglia bassissima ci portiamo sempre tra le due gruppi di due maglie alte chiusi insieme e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, invece di andare a fare altre 4 maglie alte, ne facciamo soltanto 2, sempre separate da una catenella. Quindi una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, per un totale quindi di 3 maglie alte. Catenella di separazione e adesso andiamo a lavorare normalmente il giro, quindi maglia bassa tra le due maglie basse, catenella di separazione, andiamo tra i due gruppi di tre di due maglie alte chiuse insieme, andiamo a fare le nostre 5 maglie alte separate da una catenella. Quindi adesso continuiamo in questa maniera fino ad arrivare al marcatore. Vi farò vedere come terminare il giro e iniziare il secondo. Sto terminando il primo giro, ho fatto la maglia bassa e la catenella di separazione, vado tra le due maglie alte chiuse insieme, tra i due gruppi di due maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, rientro una seconda maglia alta, catenella di separazione, rientro terza maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro. Vado nella maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia bassa. Catenelle, 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto di una catenella successiva e vado a lavorare normalmente. Quindi vado a fare le mie 2 maglie alte non chiuse. Una e due. Chiudo le due maglie alte insieme. Prendo il filo e vado a lavorare normalmente il mio giro. Quindi vado dove ho il primo archetto di una catenella e vado a lavorare 2 maglie alte non chiuse. Una, due. 2 catenelle di separazione. Una, due. Vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, di nuovo da fare i miei gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi continuo normalmente a lavorare il mio secondo giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il terzo. Sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto il primo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme, vado nell'archetto di una catenella delle ultime 3 maglie alte, quindi nel primo, e vado a fare 2 maglie alte non chiuse. Chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia bassa, entro nella terza catenella che qui ho leva la prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così il mio secondo giro. Terzo giro, vado a realizzare una maglia bassa dove ho la prima maglia bassa. Catenella di separazione e vado a lavorare normalmente tra i due gruppi di due maglie alte chiusi insieme. Vado a fare le mie 5 maglie alte separate da una catenella, quindi una, due, tre, catenella 4 e 5, catenella 5, catenella di separazione. Vado tra le due maglie basse e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione e continuo così per tutto il mio terzo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il quarto giro. Sto terminando anche il mio terzo giro, ho fatto le 5 maglie alte, la catenella di separazione, vado direttamente nell'ultima maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quarto giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Prendo il filo, vado nel primo archetto di separazione tra le prime due maglie alte e vado a fare le mie 2 maglie alte non chiuse. Una, due. Le chiudo insieme e poi vado a lavorare normalmente. 2 catenelle di separazione, archetto successivo, maglia bassa. Catenella di separazione, archetto successivo, maglia bassa. 2 catenelle, archetto successivo, 2 maglie alte non chiuse. Chiudo insieme e ricomincio da capo. Quindi continuo così per il quarto giro, vi farò vedere poi come terminarlo. Sto terminando anche il quarto giro, ho fatto le due maglie alte chiuse insieme e prendo il filo, entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così i 4 giri che andremo a ripetere, solo che adesso vi faccio rivedere un attimo come fare il primo giro, perché comunque all'inizio qui abbiamo una base diversa, e andiamo a fare in questa maniera. Andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, catenella di separazione, andiamo tra la maglia alta e le due maglie alte chiuse insieme, andiamo a fare una maglia alta,
Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado tra le due maglie basse e vado a fare una maglia bassa. Io adesso non arriverò fino in fondo, ma andrò a fare le bretelle, quindi mi fermerò qui, farò due motivi e mi fermerò e andrò a lavorare i miei quattro giri fino ad arrivare alle spalle. Poi farò la stessa cosa anche da questa parte, lavorerò solo per due giri e arriverò fino alle spalle. Questo perché voglio uno scollo bello largo, quindi non voglio fare delle spalline strette. Non so invece. Allora, ho terminato di lavorare la mia maglietta. Per quanto riguarda le spalline, ho poi ripetuto il motivo per altre 3 volte, quindi 4 giri li ho ripetuti altre 3 volte per poter fare appunto la spallina sia di qua che da quest'altra parte. Mentre dietro ho agito diversamente, ho fatto 4 giri in più per avere lo scollo più alto rispetto al davanti, quindi sul davanti è più largo. Dietro invece ho fatto 8 giri di andata e ritorno, quindi due motivi, e poi ho fatto due motivi normali per poter terminare le mie spalle. Quindi l'altezza dell'avanti e dietro degli scalfi è uguale, però abbiamo fatto 4 giri in più di andata e ritorno e quindi un motivo in meno, quindi 4 giri in meno per quanto riguarda le spalle. Questo appunto per avere la parte dietro più alta rispetto a quella del davanti. Poi sono andata a fare una lunga striscia di catenelle, ne ho fatte circa 320 e ho fatto passare questa striscia lungo tutto il bordo della mia maglia, perché adesso quando l'avrete vista all'inizio avrete notato che lo scollo è largo e stretto. Questo perché ho fatto le spalline per poter avere lo scalfo delle maniche, però la lavorazione una volta chiusa con un laccetto e tirato, vedete che viene un po' arricciata tutto lo scollo e ha questo effetto un po' più bon ton. Quindi una volta fatto anche questo lungo striscia di catenelle che vi faccio vedere, ho fatto passare proprio lungo tutto il bordo anche nelle spalline sia avanti che dietro, e quindi a questo punto la nostra maglia è terminata.